Ok, non so se devo gridare però. Con tutti questi camion che passano, sì. Sempre o camion passeggero dal principio. Perché non andiamo laggiù a fa? No, vabbè. Allora ragazzi, benvenuti a tutti, sono Frank Mazzoni, siamo nel Weekly Report, hashtag numero 17. Beh ragazzi, siamo qui nell'aggiornamento settimanale del canale YouTube. Parlo di YouTube perché c'è stato un cambiamento. Comunque è settimana di cambiamenti, ragazzi. Nel Weekly Report sapete che noi parliamo di tutto quello che è stato durante la settimana, di tutto quello che è e di tutto quello che sarà durante lo svolgimento della prossima settimana, tutte le cose future che vogliamo portare. Allora ragazzi, questa è la settimana dei cambiamenti, sono stati tanti stravolgimenti nell'ambiente di lavoro su YouTube, nell'ambiente di lavoro come bagnino, stabilimenti balneari e tutto. Ne parleremo in questo video. Ovviamente non andrò nello specifico perché è giusto mantenere, non stare a dire tutte cose, perché non sono una persona di quelle che lancia un po' addosso alle persone, quindi io dirò solo il minimo indispensabile. Voi tutti sapete come mi comporto io, sono una brava persona, si comporta bene con tutti, ricevo e cerco che le altre persone si comportino bene con me. Quando non è così il rapporto viene inclinato. Ah, ragazzi, cominciamo a parlare della settimana appena trascorsa. In questa settimana c'è stato il primo cambiamento, che è stato YouTube Twitch. Stavo portando live in contemporanea su YouTube e in contemporanea anche su Twitch. Ricordate, un po' di qui, un po' di là. Stavo provando entrambe le live grazie al sistema di Restream, che mi permetteva di accedere a questo server che mi faceva trasmettere il live da YouTube, Twitch e anche Facebook, volendo, tutto in contemporanea. Era una cosa molto carina che faceva conoscere il canale in entrambi i siti, poteva essere una cosa carina per fare coinvolgere più persone. Scusate se alzo un po' la voce, ma come vedete c'è un po' di traffico. Allora, e la cosa importante è che c'è sempre qualcuno con la macchinetta marcia, madonna ragazzi. Vabbè. Quello che dovete sapere è che in questa settimana questo fatto di coinvolgere persone da Twitch, coinvolgerle su YouTube, per me è stato un po' problematica la cosa. Diciamo che ci abbiamo provato, ma è un problema grosso mandare le persone di là, mandare, li vedi questi qua, li vedi questi, cascassero tutti uno dietro l'altro, tutti, i ciclisti io li odio, nel senso coglioni, ma non tutti i ciclisti, però quelli che c'è il rosso, quando c'è il rosso la gente col verde può attraversare il pedonale, passano il loro attraverso, il ciclista passando con la bici alle vecchiette, madonna, da schiaffi nel muso. Quello che vi stavo dicendo, questa settimana quindi c'è stato un cambiamento, non voglio portare persone, diversificare troppo, mandarle da Twitch, alcuni mi guardano da Twitch, alcuni da YouTube. Diciamo che sono nato su YouTube e come ho sempre detto, quello è il mio mondo. Ho avuto questa esperienza tempo fa, ci andai su Twitch quando mi chiusero il canale YouTube, ci andai. Adesso ci sono provato a ritornare in contemporanea, ma noto che per me è inutile andare là. Dicono ci sono più guadagni, Frank, però sapete, a me del guadagno poco interessa. Più che altro volevo provare la piattaforma e permetteva di fare cose interessanti, no? Però diciamo che già il fatto che non mi fa creare miniature, a me mi dà fastidio, che a me piace lavorare su Photoshop, creare delle miniature simpatiche, come potete vedere alcune miniature che ho fatto nel canale, mi piace questa cosa. Quindi è un po' limitarmi su Twitch questa cosa qua. Più programmazione live, sì, si può mettere una cosa del genere, ma non è così fatta bene come su YouTube. Poi diciamo gli iscritti su YouTube sono di più, ragazzi, quindi sarebbe un po' darsi la zappa nei piedi. Quindi il cambiamento è deciso. Non ci tornerò più su Twitch, questa è una promessa che mi avete visto in qualche live, ma vi prometto che su Twitch non ci sarò più. Quindi ragazzi, tutti quelli su Twitch, vi invito a iscrivervi al canale YouTube. E tanto su Twitch terrò l'account soltanto magari per andare a commentare qualche amico, roba del genere, ma non faccio più di questo. Ok, chiuso il capitolo YouTube Twitch. Adesso ragazzi parliamo dell'altro cambiamento che è successo in questa settimana, ovvero il mio cambio di lavoro. Ho cambiato lavoro? No, continuerò a fare il bagnino. Però abbiamo cambiato stabilimento balneare. Quest'anno non saremo più a lavorare presso l'Emilia, ma saremo in un altro stabilimento balneare. Questo è dovuto perché Franco ha litigato con i proprietari? No, non abbiamo litigato con i proprietari. Questo è dovuto dal fatto che ho avuto delle proposte diverse durante la settimana,
ho visto alcune proposte diverse nei vari posti che mi concedevano, che già sapevo l'anno scorso, anni passati, sapevo già che c'erano delle proposte diverse. Al bagno dove ero quest'anno, al bagno Emilia, avevo un tipo di contratto. Questo tipo di contratto io potevo averlo anche in altri stabilimenti balneari lavorando meno ore. Quindi cosa ho fatto? Ho parlato con i miei datori di lavoro e ho richiesto se potevamo arrivare a questo tipo di contratto. Diciamo, la chiudo lì, non vado oltre, vi dico soltanto che la cosa sul momento non era accettata, poi sembrava che poteva essere accettata. Dopo abbiamo rivisto un po', sembrava che poteva essere accettata, però ci sono stati modi che non mi sono piaciuti tanto. Si è inclinato un rapporto, a quanto dire da qualcuno, si è inclinato un rapporto, a quanto dire da qualcuno c'è stato anche il fatto di dire sarà bene che vi cercate un po' intorno. Io mi cerco intorno, se ti mi dici così, io mi cerco intorno. Mi sono cercato intorno e ho trovato immediatamente, ma non perché sono bravo, perché vabbè, anche perché sono bravo, nel senso sono una persona a modo, che fa il suo lavoro, fatto bene a mio dire. Quindi mi sono cercato intorno come mi è stato detto e ho confermato dopo alcuni episodi successi che non vi sto a raccontare, ho confermato da un'altra parte. Detto questo, per me testa sempre alta, vado avanti per il mio lavoro, quello che mi piace fare. Non credo di mollare mai il bagnino fino a che almeno non avrò intorno ai 68 anni, 70. Quanti ne ha Rodolfo? Rodolfo ne avrà, ora se dico una cazzata mi dà, Rodolfo è un bagnino storico della nostra zona, secondo me 67, 66 ce le ha, l'ha avuto lì, è un bagnino, ragazzi, fa paura. Io, per me è il mio idolo, è un po' burbero, ragazzi, ma per me è il mio idolo. Come ce n'è di bagnini come lui non c'è. Io spero un giorno di diventare la metà di lui. Grande Rodolfo, ti mando un saluto, non guarderai questo video, ma ricorda che ti voglio sempre io. Ok ragazzi, detto questo, quindi cambiamento anche nel lato del lavoro. Ovviamente non vi dirò in che stabilimento andrò a lavorare fino a che non sarà l'inizio dell'estate. Non mi piace parlare, dire ora, sembra una cosa come dire sapete dove lavoravo, prossimo anno sarò da un'altra parte. Ve lo dirò proprio all'inizio dell'estate dove sarò a lavorare, quindi chiunque avrà modo di passare a trovarci se ne avete voglia. Detto questo ragazzi, arriviamo a... cambiamo argomento. Settimana dedicata anche a DayZ. Siamo andati sul server di Grugu Burru, sul Game On, e abbiamo provato il suo server appena aperto. È stato aperto 2 giorni fa alle 22, l'ho aperto, un server nuovo, molto survival, mi interessava molto survival, mi piace l'idea, e sono tornato su DayZ, anche se l'ho criticato tantissimo in confronto a Scam, criticato, buttato merda addosso a DayZ di continuo, perché giocando a Scam era un altro mondo. Però diciamo che alla fine Scam cosa gli manca che non ha DayZ? Gli mancano i player, non ha così tanti player, forse perché era il mio server. Lo proverò a portare ancora Scam, però magari in altri server pubblici, ma poi ci arriviamo. Ora voglio parlarvi di DayZ, nel nuovo server di Grugu Burru. Ci siamo divertiti, ieri l'ho portato in live, c'era una bella affluenza come sempre nel server di Gru. È su Livonia, lo trovate nell'ultimo video girato, in descrizione trovate il Discord di Grugu Burru, potete iscrivervi, entrare nel Discord e accedere al server. Diciamo che ho fatto un'oretta di gioco, mi sono divertito, ho incontrato un ragazzo, diciamo che questo ragazzo mi dispiace averlo ucciso a picconate, ma mi ha dato 2 cazzotti, io volevo evitare il confronto, gli avevo fregato solo una scatoletta di cibo perché è un survival e lui doveva stare zitto perché c'era il piccone, capito? Fatto 2 cazzotti e se ne ho detto il piccone l'ho finito. Non volevo, però mi spiace, è un survival, mi sono incamminato. Poi niente, lungo la strada sono andato avanti, ho trovato cibo e tutto, arrivo lungo la strada, stavo morendo di cibo, ho mangiato con le mani insanguinate perché avevo squartato una pecora e mi sono preso una malattia. Questa malattia poteva essere messa da parte grazie all'aiuto dei ragazzi del clan... clan di Ettore, come si chiamava? Non mi ricordo, comunque grazie a quel clan Fasce Verdi mi hanno dato le medicine, mi stava passando, ma loro insistevano per portarmi via. Gli dicevo dammi l'acqua, mi lavo le mani e mangio da solo, invece c'era uno che mi ingozzava e mi ha fatto vomitare. Cosa che poi alla lunga mi ha fatto morire per questo. Invece se mi lavavo le mani, mangiavo a colpetti, con calma, stavo fermo. Loro residiavano la zona, ero in live, loro residiavano la zona, era anche divertente. Magari la gente veniva lì in live, veniva lì dove eravamo noi per attaccarli, roba del genere, loro potevano difendere la zona mentre io mi riprendevo. Era molto interessante, infatti potrebbe essere anche un tipo di gioco da portare.
Vabbè ragazzi, su Days ci torneremo, ovviamente nel server di Gru, porteremo qualche gioco, magari in qualche evento, faremo qualche torneo, ci inventiamo qualcosa, lo portiamo. Se avete un server di Days molto avviato, roba del genere, da un po' di tempo, chiamatemi, vengo a valutarlo volentieri. Non è che sono il maggiore esperto di Days, però ragazzi, come sapete, ho fatto quello che ho fatto su Days, diciamo, le mie redini le ha prese Gru, dopo di me, io direi Gru è uno dei molto bravo, sta facendo un bel lavoro. E niente, detto questo, andiamo avanti. Ragazzi, sta passando la comitiva number one. Ok, chiudiamo argomento Days, parliamo un attimo di Scam, gioco bellissimo. L'unico problema di Scam è l'affluenza, non c'è una grossa affluenza nel server. Diciamo che per avere più affluenza nel server dovremo andare in un pubblico. Porteremo altri tornei anche nel pubblico, ci divertiremo un sacco! Cioè, la comitiva è più bella. Ah ragazzi, detto questo anche Scum, mettiamolo da parte, abbiamo Rockfest, gioco per PS4, PS5, saremo lì a giocare con i ragazzi, lo hanno già acquistato in 6 persone, oggi alle 17 andiamo in live su Rockfest, siamo io più altri 5-6 amici, andiamo a fare le nostre gare, spaccamento di macchine totale. C'è stata una bassissima affluenza su GTA, dopo l'ultima live dedicata a GTA, ragazzi, credo che GTA lo prendiamo e lo lanciamo direttamente dal ponte. Non ci torneremo, credo più, perché anche lì mi sono fatto 2 palle. Ringrazio Ryugen che è stato lì con me a giocare, ma GTA ormai ha fatto il suo tempo, ragazzi. Secondo me ha fatto il suo tempo, se non c'è qualche aggiornamento figo, novità, non se ne può parlare. Allora, detto questo, ragazzi, su Rockfest invece gioco di auto, ci giocheremo un sacco. Ci stiamo divertendo molto in quel gioco. Allora, un secondo solo, ragazzi, guardo i miei appunti. Ok, piccolo aggiornamento su... l'ultimo video, se avete visto qualche video dedicato ai PlayStation Move, ho comprato una PS3, ho comprato la PS3 per giocare a Move al gioco Fight, solo per quella l'ho comprato, perché era un gioco che mi ricordava i tempi, era bellissimo. Faccio pugilato, quindi ultimamente mi metto lì, mi diverto, le braccia mi fanno molto male, che ogni giorno faccio un po' di carriera, la porto avanti e sto registrando dei video molto belli, stupendi, l'unica cosa che voglio caricarli ogni volta che un video di quelli arriva a 50 like, ok? Non è per avere tanti like, però ormai ho detto questa cosa, quindi ragazzi aiutatemi, andate nel video, quello lì che è dedicato al pugilato, si chiama The Fight, lo trovate nel mio canale che utilizzo PlayStation Move, e lasciatemi il like. Lasciate il like, una volta arrivato a 50 vi spammo subito l'altro incontro che porteremo. Vi ricordo che in questi incontri che vado a fare, mi vedete giocare direttamente così, ma ci sarà anche una sorta di gioco con le scommesse, ci divertiremo un sacco. Se avete anche voi il gioco, me lo dite, facciamo uno scontro, uno contro uno, io da casa mia, tu da casa tua. Se avete il Move più il gioco The Fight, ne possiamo parlare. Se non ce l'avete, contattatemi, potrei anche mandarvi il gioco. Perché c'è una copia nuova in arrivo, quella vecchia non la utilizzerei, se vedo che avete veramente tutto l'armamentario possiamo discutere. Detto questo ragazzi, ultimo argomento di cui parlare, diciamo via anche questa zona qua, parliamo l'ultima cosa e poi andiamo a chiudere. Allora, l'ultima cosa volevo dirvi, ieri mi sono gustato la partita Inter Milan, come sapete ragazzi sono tifoso interista, non sono uno di quelli che muore, ma mi piace il calcio, ovviamente sono non tifoso, sono simpatizzante Inter, diciamo, una volta ero un pochino più preso, ragazzi, ora un po' meno, quindi ora me la godo un pochino più tranquillo. Bella partita ieri, sono stato contento per lo scontro che c'è stato fra Lukaku e Ibrahimovic, che c'è stato tutto quella cosa, Ibrahimovic non mi era garbato, mi si era comportato proprio verso Lukaku in modo sbagliato e quindi sono contento che Lukaku abbia goduto sul campo. Va bene ragazzi, detto questo, detto tutto, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti per essere stati qui con noi, da Frank Mazzoli è tutto, passi chiudo ragazzi.